È più o meno da quando sono alto così che sento parlare di questa strada, ovvero la Pedemontana Veneta. Oggi 3 giugno 2019 viene inaugurato il primo tratto, quello che va dalla A31 fino a Breganze, comune in cui ci troviamo in questo momento. Inutile parlare di tutte quelle che sono le diatribe legate ai comuni che concedono o non concedono le autorizzazioni alla costruzione della strada, ma di fatto il primo tratto è stato inaugurato e si spera che tutto il resto della strada, 94 km per cui ne mancano 87, vengano finiti entro la fine del 2019. Più avanti la strada è davvero molto avanti in termini di costruzione, solo qui a Breganze ci sono un po' di problemi, ma si spera che vengano risolti anche grazie all'intervento di Matteo Salvini e di Luca Zaia, che questa mattina sono stati presenti ovviamente all'inaugurazione di questo primo tratto, che cambierà sicuramente le cose per questi comuni che vanno appunto da Montecchio Maggiore fino a Spresiano, passando per la A31, passando sotto Treviso, Bassano, Marostica, dei comuni veramente importantissimi sia da un punto di vista industriale ma anche da un punto di vista umano, visto e considerato che prima di oggi le strade che collegavano le cittadine come Bassano a Treviso, per intenderci, erano molto pericolose, strette, ma soprattutto erano sempre super intasate. Questo è un grande passo avanti per il nord-est, un grande passo avanti per una zona che investe moltissimo in aziende, in persone, ma anche ovviamente in qualità della vita. Andiamo a vedere come è fatto il nuovo percorso. 7 km di strada di categoria B, anche se le caratteristiche per essere considerata di categoria A, quindi non è un'autostrada ma è una superstrada ad altissima tecnologia. Andiamo! Ed eccoci qui sulla strada statale Gasparona, la nuova superstrada si prende qui più avanti, tra un po' ci sarà un casello che vedete qui sulla mia sinistra, entriamo all'interno di questa nuova superstrada appunto mettendo la freccia a sinistra, eccolo qui il cartello fino a 250 cc eccetera eccetera, quello tipico delle superstrade appunto con le caratteristiche dei veicoli. Prima caratteristica che si nota è che si va a 50 all'ora con la nebbia. Questo è il ponte sul fiume Astico, 180 metri, questo è un percorso molto complesso da fare, un po' per la presenza di diversi corsi d'acqua, un po' per la presenza di diverse zone agricole che devono essere rispettate. Di fatto è una strada che ha tutte le caratteristiche per essere considerata moderna, perché sono due corsie da 3,75 m più i 3 metri di corsia di emergenza, più ovviamente le piazzole di sosta per permettere ai veicoli in emergenza di sostare. Questo è il sottopasso della Gasparona, 160 metri, questa è la strada statale Gasparona che viene passata sotto appunto da questo viadotto, stessa cosa facciamo qui più avanti con un altro viadotto che taglia appunto un'altra strada. Ma la cosa che mi piace moltissimo è che siamo all'interno di questa trincea che rispetta sostanzialmente quelli che sono gli abitanti delle zone limitrofe, lo vedete ci sono molti muretti e poi molte zone sono state protette come questo è lungo 650 metri e consente appunto di mantenere tutto quello che è il terreno sopra la strada, pur avendo appunto tutto quello che serve per realizzare una strada moderna come questa nuova SPV. Devo dire che è fatta molto bene, ovviamente l'asfalto è completamente nuovo, per cui è praticamente perfetto, anzi senza praticamente è perfetto, c'è un bel banking negativo ovviamente che ti tiene in strada, fa defluire l'acqua attraverso i canali di scolo che sono posizionati al centro della strada stessa, appunto sono quattro corsie più quella di emergenza che troviamo qui ai lati. È una strada super connessa, ci sono tante colonnine di SOS lungo il percorso e questo permette a questa strada di essere una delle più moderne realizzate in Nord Italia, grazie anche ai 120 milioni di euro investiti proprio per portare a compimento questo tratto. Il compimento dell'intera opera permetterà di arrivare da qui fino a Montecchio Maggiore proseguendo in questa direzione, passando appunto per la A31, oppure se ci giriamo andiamo fino alla A27, quindi fino a Spresiano. Scendiamo, il limite qui ovviamente è a 60 km orari e rientriamo all'interno della Val d'Astico, all'interno di questo casello, di questo nuovo casello che è a metà diciamo tra due ville e l'uscita poi più a nord della A31, ma di fatto appunto permetterà a tutti quelli che vorranno saltare per arrivare a Treviso, ad esempio questa strada, permetterà a tutti quelli che vorranno saltare la A4 di fare questo giro e di godere di una strada sicuramente un po' meno trafficata rispetto alla A4, ma soprattutto di toccare comuni ad esempio come Bassano e come Marostica, che sino ad oggi una strada del genere se la sognavano. Anche qui
vedete ovviamente la strada è completamente nuova, ma la tecnologia e soprattutto l'architettura utilizzata per la definizione di questo percorso direi che è assolutamente moderna ed è certamente una delle migliori che ho visto sino ad oggi, anche in virtù del fatto che è una delle ultime strade che sono state inaugurate. Andiamo a prendere la nostra bella corsia del Telepass, pago ovviamente o in entrata o in uscita, in questo momento non ci sono i caselli lungo la strada, in questo momento esco dalla strada attraverso il Telepass, si apre la porta, qui mi appare la scelta tra Piovene Rocchette ovviamente e Vicenza o Padova Venezia o Badia Polesine, appunto con la A31 che vi può portare fino a Rovigo. Devo dire che questa strada ricorda un po' quella che porta a Rovigo, proprio per il modo in cui è stata costruita, per i guardrail che sono stati utilizzati, per la tipologia di strada appunto che è stata realizzata, anche se in quel caso viene considerata autostrada e non superstrada come appunto avviene in questo strato di strada che collegherà appunto Montecchio a Spresiano. Eccoci qui, la nostra primissima presa di contatto con la strada pedemontana veneta è terminata, un percorso fondamentale quello di questi 94 km, ma già i primi 7 erano stati richiesti a gran voce dagli abitanti e dagli imprenditori della zona, che erano stufi di vivere situazioni impossibili come quelle di due ville di Breganze, che per arrivare alla prima autostrada passavano veramente ore incolonnati e per poi appunto entrare in A31. Finalmente si scioglie il primo dei molti nodi che ci sono lungo questo percorso, attraverso una strada estremamente tecnologica, 120 milioni di euro investiti per questo primo tratto, con tanta tecnologia da un punto di vista architettonico, tanta tecnologia anche da un punto di vista di tecnologia vera e propria, perché ci sono 16 colonnine SOS, di cui 12 installate all'interno delle gallerie che, come avete visto, sono per più di 650 metri all'interno di questi 7 km, quindi quasi il 10% del percorso. Poi ci sono il monitoraggio 24 ore di 37 telecamere, di cui 8 di tipo incident detection, per cui riescono a rilevare la presenza di incidenti, chiamare i soccorsi e velocizzare tutte quelle che sono le operazioni di soccorso in una strada in cui speriamo non ci saranno mai incidenti. Ovviamente questa è un'utopia, però di fatto si fa di tutto per lavorare sodo, per permettere a questa strada di essere il più sicuro possibile. La spesa per il casello è di 1,20 euro, anzi 1,10 euro per i mezzi di classe A, 1,20 euro per i mezzi di classe B, 1,50 euro, 2,40 euro e 2,80 euro invece per i mezzi pesanti, suddivisi in tre classi. Un percorso che si fa circa in 5-7 minuti, dipende un po' dal vostro passo, comunque 110 km/h la velocità massima permessa, un percorso che, come avete visto, verrà prolungato fino a Spresiano con le stesse identiche caratteristiche, appunto permetterà di alleggerire un po' la A4, ma permetterà anche di vivere una vita migliore a tutti gli abitanti di una zona che è estremamente importante da un punto di vista industriale, ma anche proprio di persone che ci vivono. Con questo è tutto, fatemi sapere cosa ne pensate della strada pedemontana veneta, vi invito a commentare qui sotto e naturalmente su automoto.it. ciao.